Grazie. Sta sfilando una squadra di calcio. È l'invincibile armata. Lo squadrone che tremare il mondo fa. Il primo è il portiere. Rolling Mountains, montagna rotolante. Un portiere grasso e intelligente come un container. Ha due mani così, due spalle così, due schiene così. Una volta ha stretto la palla al petto e l'ha persa tra i peli del torace. Quello è il terzino destro, Filetti, detto Termo Z, perché stira tutto quello che vede. È un animale tipo Pasquale Barra, ma un po' meno colto. Anche se sa leggere, legge moltissimo. Legge gli sponsor sulle magliette, Fiorucci, Barilla. Sa leggere anche in latino, Mediolanum, Opim. E il filosofo del gruppo è quello. È il terzino sinistro, Masolino, zecca, vai zecca. Zecca s'attacca all'avversario e lo devasta, appunto come il suo cognome. Gioca a sinistra perché è comunista, ma vota Lega per protesta. Famosa la sua dichiarazione. Crede nella classe operaia, ma non nei negri. Cazzo, volesse dire. Comunque quello che dà la linea alla squadra è quello. Quello è lo stopper, Attila Goebbels. Deutschland, Deutschland, über alles. Con Attila i centravanti avversari non hanno proprio vita. Assolutamente. Ad Attila infatti le squalifiche non gli danno giornate, ma lustri, un lustro, due lustri, tre lustri di squalifica. E quello è il capitano, capitano, mio capitano. È il libero Falco de Falchi, dotato di un notevole bagaglio tecnico e soprannominato Bisturi, perché anziché entrare sulla palla, entra direttamente sulle palle dell'avversario e gliele porta via così, senza neanche sfiorarle. Ma è corretto, sai? Una volta, vedendo un giocatore avversario in difficoltà, per consentire al massaggiatore di entrare, gli ha gettato le palle in tribuna. E quello è il gioiellino della squadra. Poletti, 16 anni, 118 miliardi. Si mormora sia figlio nell'unica notte di ciucca della sua vita di Gianni Rivera con una spogliarlista di Modena. Ha preso sia dal padre che dalla madre. Famoso il suo lancio di 80 metri come il padre, che però prima di farlo deve togliersi le braghette come la mamma. Ed è calcio spettacolo! E quello è il centrocampo, i tre fratelli, Gino, Pino, Lino Mainardi, che i tifosi però chiamano più affettuosamente le merde, dal cognome della mamma. Prima della partita, per portarsi fortuna, si calpestano a vicenda. Visti dalla tribuna, sembrano di colore, ma visti da vicino si vede benissimo, sono bianchissimi. Hanno solo dei problemi con le mosche. E quello? Quello è il fiore all'occhietto della squadra. È un centravanti francese. Martinit, un centravanti orfanello che nasconde un terribile segreto. Sua mamma era una puttana e suo papà era una puttana anche lui. Un figlio di puttana al quadrato che calcia la palla così veloce, ma così veloce. Ma così veloce, 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 così veloce, che la palla quando entra in porta cambia fuso orario. E così Martinez spesso segna prima che inizi la partita. E alla sinistra? Alla sinistra c'è il presidente, tutto suo. Squadra, il campo di calcio, l'erba, le porte, gli sponsor, i giocatori, i palloni, tutto suo. Lui al sabato dice, domani gioco io. E tutti, oh che bello, puttana Eva. Tutto suo, gioca, si vede la partita da vicino, i gol da distanza ancora più ravvicinata. Gli piacciono? Se li fa ripetere. C'è un'azione che gli fai girare i coglioni e non gli passano la palla? Appena può prenderla, la prende, basta, va la caglia! Mio! C'è un avversario che gli piace durante il match? Lo compra durante la gara. Ma è legale, sai, come no? Entra un massaggiatore con la borsa di soldi, noi diventiamo in 12, gli altri in 10. E siamo invincibili, te! Oh, presidente! Oh presidente, cavaliere, generoso per mestiere. Oh cavaliere, presidente, così tanto buono con la gente. Ma perché lei fa tutto questo per noi e noi come possiamo contraccambiare? Io lo so, non le basta lo squadrone, no, no, no. Non le basta neanche la fabbrica del carbone, no, no, no. Né l'impero del salmone, no, no, no. Oh no, 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 presidente, lei affascinato, ma comunque destinato, ma comunque indirizzato
alla guida dello Stato. The money is a football, the ballon le coldane. The money is a football, the ballon le coldane. The money is a football, the ballon le coldane. The money is a football, the ballon le coldane. Sta sfilando l'invincibile armata, lo squadrone di calcio che tremare il mondo.